Ragazzi, siamo live di nuovo, questa volta però con il fotografo, giornalista, docente di fotografia Vittore Buzzi. Grazie e benvenuto, Vittore, grazie di aver accettato il nostro invito. Ciao Claudio, grazie a te, grazie alle persone del Barolo Fashion Festival e spero che ci sia qualcuno online che abbia voglia di ascoltare qualcosa di un pochettino divertente, cioè invece di vedere le grandi vittorie, vediamo come si arriva a lavorare attraverso le giravolte, le facciate, le piccole sconfitte che però poi ti fanno diventare più forte, no? Chiaramente, ti creano quella struttura, ma prima di iniziare a capire addirittura da dove, voglio sapere proprio da dove sei partito, voglio capire dove è nata la tua passione per la fotografia. Sì, guarda, io ho 52 anni, finisco l'università, ho fatto economia e commercio e vado a lavorare in un quotidiano nella Svizzera italiana. Mi piaceva vagamente la fotografia, però io lì vado a scrivere, scrivo delle mostre, degli spettacoli ed era il periodo in cui c'era alla Galleria del Gottardo, della Banca del Gottardo, visto che l'ex presidente, il presidente onorario Garzoni, era un grande collezionista di fotografia, c'erano delle mostre splendide, era una galleria piccola ma che faceva delle mostre incredibili di fotografia. Allora, c'era una bella mostra di Irving Penn e scrivo una recensione, faccio una bellissima recensione, un po' una sviolinata, e scrivo due righe alla fine, peccato che non ci siano dei platini, non ci fossero stati in mostra dei platini di Irving Penn. Il giornale esce, era un giornale del Partito Socialista Svizzero, quindi era un pochettino a sinistra rispetto alle banche. Il giornale esce, 9:30 del mattino, mi chiama sul cellulare il direttore, mi dice: Vittore, ma che cosa hai fatto? Dice: ma perché? Cosa è successo? Mi ha telefonato Garzoni, che è il presidente onorario della Banca del Gottardo, che vuole parlarti, vuole vederti in ufficio. Lugano è piccolissima, quindi non prometteva niente di buono. No, non prometteva niente di bene. Allora dico: beh, vado, arrivo alla Banca del Gottardo, guardi, un appuntamento con Garzoni. Sì, venga, mi portano su ufficio gigantesco, entro due scrivanie con delle scatole appoggiate su una scrivania, in fondo questa persona molto distinta, con i suoi capelli bianchi, e mi dice: lei è Buzzi, quello che ha scritto l'articolo? Sì, io avevo 24 anni, quindi ero un po' intimidito. Poi me la immagino un po' come Fantozzi quando va dal mega capo. Poi il mio direttore dice: mi raccomando, che questi magari fanno pubblicità, abbiamo bisogno di... L'editoria era già in crisi, mi raccomando. Dice, e questo mi dice, mi guarda un po' burbero, mi dice: lei voleva vedere dei platini di Irving Penn? Ma sarebbe bello. Questo aveva una delle più grandi collezioni al mondo di Irving Penn, e mi dice: si metta i guanti, si giri sulla scrivania là dietro e se li guardi con calma. Io vado lì, guardo, va bene, bellissimi, grazie. Sanno, li ho messi in mostra perché hanno un certo valore, mi dice, va bene. Poi la Banca del Gottardo organizzava l'Estival Jazz e c'erano i più grandi jazzisti, bellissimi, e lui mi dice: guardi, le interessa fare delle interviste esclusive? Ma dico, ma mi piacerebbe. Ecco, questo è un pass per lei e per il suo fotografo per entrare dove vuole in tutto l'Estival Jazz, quindi camerini, cose. Solo che va bene, tutto contento, mi raccomando, prenda un bravo fotografo, faccia delle buone foto. La sera prima il nostro fotografo ha un attacco di appendicite e quindi io mi trovo senza fotografo, con i pass e tutto quanto, e con questa Nikon, c'era non l'F3, l'F4. L'F4. E niente, prendo e vado a fare le fotografie, mi metto d'accordo col laboratorio per fare tutto. Ti prepari un pochino. Però poi arrivo lì, ho questo pass per entrare dappertutto, c'è Michel Camillo, c'è Friedrich Gulda, ci sono tutti i più grandi musicisti jazz, classica, tutti che mi dicono: vieni, no, dai, vieni, ma qui Friedrich Gulda addirittura si fa fare i ritratti, poi mi dice: ma no, devi venire nella mia isola. Cioè, io alla fine di questa serata ho pensato,
cazzo, ma io voglio fare il fotografo, non voglio. Sì, Beh, cazzo, un inizio così a bomba. Non voglio stare. E niente, quando sono tornato poi in Italia, finita questa esperienza, io ho fatto una scuola di fotografia, ho fatto il CFP Riccardo Bauer e ho lavorato per alcuni anni con un grande fotografo di moda che mi ha dato degli insegnamenti pazzeschi. Stiamo parlando di Gaster. Giovanni Gaster, sì, bravissimo, mi ha dato dei grandissimi insegnamenti su come non uno si immagina schemi di luce, ma come giocare con le cose che fotografi, come giocare con le luci, come essere... Lui è un grande autore, aveva anche dei clienti che gli permettevano di fare dei lavori fantastici. L'abbiamo avuto ospite, ma ti devo chiedere anche una cosa. Mi dici un insegnamento di Gaster, che ci puoi far passare adesso attraverso... Una delle cose, tu ti immagini Giovanni Gaster, un grandissimo fotografo di moda, pieno di se stesso. Lui invece, quando il cliente ascoltava il cliente, ascoltava molto bene le esigenze del cliente, gli faceva la foto come voleva il cliente, e poi, allora c'erano le Polaroid 2025, e poi diceva, va bene, questa l'hai voluta tu, adesso ti faccio vedere quello che faccio io. Poi scegli. Ok, l'alternativa. Era una persona, sempre stata una persona che ascoltava il cliente, lo accontentava e poi mi faceva vedere, cioè, non mi è mai visione della cosa, le foto che voleva il cliente, però lo accontentava. Quando il cliente rompeva, clienti difficili, sto parlando, certo, di immagino, molto faticosi, e lui sempre con una certa serenità, con un aplomb, con un'educazione incredibile, dice ok, questa è fatta, adesso lavoriamo. Ok, no, questo è un bellissimo insegnamento, mi aveva già lui accennato qualcosa su questa cosa qua, però sentirlo dire anche da te che ci hai lavorato insieme è una bella cosa. Ecco, la cosa incredibile è che mi ha insegnato che quando uno mi dice, e mi è capitato, le tue foto fanno cagare, okay, invece di dire no, dimmi perché, qual è il problema con le foto che ti ho fatto, dimmi qual è, e ascoltare il cliente e poi provare a fare qualcosa di diverso. Poi io ho avuto dei clienti su cui non si poteva provare a fare, li vedremo alcune cose, non si poteva fare alcune cose diverse, certo, però capire che c'è una parte autoriale e c'è una parte invece che è di servizio. Okay. Poi più questa parte solo di servizio, più ovviamente il tuo valore come fotografo è basso e più sei intercambiabile. Certo. Allora senti Vittore, iniziamo subito con un bel PDF che abbiamo qui davanti. Ah sì, c'erano già delle foto da raccontare, storie. Ecco, iniziamo. Perché hai scelto questo titolo, raccontare storie? Perché ci racconterai delle storie o ci parlerai di come raccontare le storie? No, oggi vi racconterò delle storie, però okay, fa parte dell'essere fotografo, no? Quello che si dice storytelling, oggi devi saperti raccontare, devi saper raccontare anche i tuoi progetti personali, devi creare un certo tipo di interesse intorno alle tue fotografie. Oggi accade proprio questo, troviamo dei presunti fotografi o presunti autori che raccontano un sacco di favole, ma poi le foto non ci sono. Chiaro. Allora è interessante vedere anche che cosa c'è dietro. Nella mia carriera, appunto, ci sono tanti premi importanti, ci sono tante mostre, ci sono tanti fotografi con cui ho fatto delle mostre importantissime, però c'è anche tanto lavoro, c'è tantissimo lavoro, tantissimo studio. Oggi per un fotografo la cosa più importante è proprio quella, è quella di studiare, di divertirsi, ma non studiare le macchine fotografiche, non studiare le parti tecniche Photoshop, però è studiare e trovare qualcosa di nuovo per esprimersi. Living with the enemy, è perché la fotografia è malattia e cura, tu che fai fotografo lo sai perfettamente, no? Da una parte vuoi esprimerti, vuoi raccontare qualcosa, e dall'altra sei sempre alla ricerca poi dei clienti, sei sempre alla ricerca di affermarti. Ci sono un sacco di insicurezze nella nostra professione,
a volte, se sono periodi difficili della tua vita, dipendi dal giudizio degli altri, che è gravissimo. Quando il fotografo perde il suo bilancio, ma capita, no? Ti capita di perdere la bussola, come no, a tutti. E invece bisogna trovare una propria centralità e sapere quello che stai facendo e pian piano trasformarsi in una persona che racconta delle storie, a volte le racconta per se stesso in quello cui crede, a volte le deve raccontare con la voce del cliente, quindi devi andare incontro alla voce del cliente, non c'è niente da fare. Assolutamente. Senti, tu avremo delle foto divertenti di cui io non rinnego di averle fatte. No, certo, assolutamente, immagino. E dei clienti che mi hanno aiutato. Vai, tu, Vittore, sei un fotografo molto poliedrico, passi dal reportage ai matrimoni, a servizi commerciali. Certo. Questo per me è un aspetto di te che ammiro molto, che mi piace molto. Perché hai scelto di non specializzarti? Allora, io, se c'è qualcuno in ascolto, dico, dovete specializzarvi. Specializzatevi. Cercate di essere riconoscibili in un settore e di emergere in un settore. La vita, ahimè, mi ha portato in situazioni in cui a un certo punto il reportage non funzionava come volevo, per una parte che non era solo la crisi dell'editoria, una parte che era colpa mia su come mi ponevo, però sì. Successivamente, allora c'è stata una parentesi lunga sui matrimoni, che dura ancora oggi e per me è Covid a parte. Claro, poi ne parleremo. Covid a parte, e quindi c'è stata una parte che ha riguardato l'architettura, perché ho iniziato a lavorare con dei miei amici che erano architetti, poi c'è stata una parte con alcune agenzie di pubblicità in cui tu eri, poi vedremo alcune, eri un esecutore, loro vendevano al cliente. L'idea. Immagini della loro azienda che prendevano su Getty, poi tu le dovevi rifare con la gente dell'azienda, e però soprattutto con i locali dell'azienda. E quindi c'è tutta una parte tecnica che ti deve aiutare, quindi devi conoscere la tecnica, perché a volte non puoi parlare con la tua voce, devi dare voce ai progetti degli altri. Torniamo un attimo sul nostro PDF. Sì. Così almeno partiamo da qua. Sì. Ah no, mi sa che già una parte l'ho raccontata. Sì. Ah, ecco, questa è molto divertente. Io nasco nel 1968, no? Uh-huh. Non c'è niente da fare. Sono gli anni dell'utopia, c'è la guerra in Vietnam. Nasco con un certo tipo di fotografia negli occhi. Quindi per me la fotografia di reportage classica è stata subito quella che mi piaceva, no? Era stata proprio nasco con l'idea di viaggiare, un po' con l'idea dell'esotico che avevamo in quegli anni, nasco con l'idea di viaggiare. Viaggiare non era come adesso, non c'erano cellulari, cioè tu prendevi un aereo, scomparivi e poi quando tornavi. Magari riuscivi a fare una telefonata a casa, quindi non era la stessa cosa. Io nasco in quegli anni, quindi sono gli anni della grande fotografia di reportage, dell'impegno sociale. Questa qui, vabbè, la foto fatta da Eddie Adams, che rovinerà la vita a un poverino, rovinerà la vita anche all'altra persona. C'è tutta una storia dietro questa foto, non me la sto a raccontare, però vai avanti perché ci sono altre foto. Sì. Di quegli anni. È interessante questa cosa del fatto che questa foto rovinò la vita a questo che fosse sergente, non mi ricordo, che Eddie Adams poi ricordo avesse anche... Sì, era molto dispiaciuto di questa cosa, insomma. Molto dispiaciuto, perché tu vedi la fase finale di questa fotografia, cioè certo. Nguyen Ngoc che uccide un altro Vietcong prigioniero. Quello che non vedi è quello che è successo prima, perché prima questo Vietcong aveva appena ucciso degli amici della persona, quindi certo. Non è giustificabile, una realtà però parziale, insomma. È una realtà parziale, ma la fotografia è questo, la fotografia certo. Non è la verità, non è la realtà, certo. È interpretabile, si lascia interpretare. Allora andrei avanti, però ti faccio una domandina nel mezzo, fra questa e quell'altra. Sei docente di fotografia da tanti anni, da molti anni.
Come inizi di solito una lezione con degli studenti che vedi per la prima volta? Qual è il tema che tratti? Cioè, la prima volta che entri in una classe che non ti conosce? Ma allora, di solito cerco di capire da dove vengono, che cosa fanno, quali sono i fotografi che a loro piacciono, che a loro interessano, per cercare di capire qual è il linguaggio da cui partire. Io parto sempre, parto dal linguaggio classico della fotografia, parto dalla parte classica, però mi interessa il contemporaneo, mi interessa il moderno, mi interessa il contemporaneo, ho avuto dei grandi insegnanti di fotografia e quindi sono molto interessato ai ragazzi, cioè al rapporto con i ragazzi, da dove vengono, cosa pensano, cosa vedono nel loro futuro. E devo dirvi che io negli ultimi anni ho avuto delle classi fantastiche, dei ragazzi che hanno fatto dei lavori bellissimi e mi hanno molto 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 stupito, e ogni anno sono sempre più bravi questi ragazzi. Io insegno ai secondi anni, quindi anche molto merito degli insegnanti che ci sono ai primi anni, che sono anche la didattica è cambiata nella fotografia, quindi c'è tutta la parte tecnica, ma c'è tutta la parte di linguaggio, di progetto, come costruisco, come preparo. E poi cerco di insegnare ai ragazzi a essere duttili, ma a raccontare appunto delle storie. Quindi montiamo, partiamo dal titolo, come fare l'inchiesta, come preparare i numeri, come fare le infografiche e come raccontare queste storie con le fotografie. Come fare, usare dei linguaggi più poetici o più descrittivi, insomma, ci divertiamo. Spero che alcuni, se c'è qualche... Cerchiamo di divertirci e di capire questo, che è un mondo fantastico, perché oggi il mondo ha bisogno di fotografie, ha bisogno di fotografi che sappiano raccontare in maniera nuova, e tocca alle generazioni nuove. Ha meno bisogno di immagini e più bisogno di fotografie. Andrei avanti ancora. Tac, andiamo. Ecco, questa qui è la foto di Nick Hutt. Ecco, giusto per farvi capire dove nasco. Io nasco in un mondo bianco e nero, pellicola, senza digitale. Sono stato in camera oscura per tanto tempo. Avete avuto Vaiarelli, che è stato un insegnante di stampa per me eccezionale. Quindi vengo da un mondo che era enorme, il mondo di adesso è un mondo piccolo. Vengo da una fotografia che quando scattavi te le ricordavi tutte, le fotografie che facevi con la pellicola, poi c'era il momento, sviluppi, come andranno, porti al laboratorio, mica me le rovinerà. Quindi vengo da un mondo che non c'è più, e che non è che sia più bello, che però è stato e mi ha insegnato qualcosa. Mi ha insegnato il brivido di sbagliare, il brivido di perdere delle fotografie, il brivido di stampare, di avere uno stacco fra il momento in cui ho scatto. La bellezza dell'attesa. Bellezza dell'attesa, cosa che i ragazzi oggi stanno riprendendo, perché c'è una ripresa della fotografia. Io non scatto più in analogico, mi sono comprato una macchina analogica, ho fatto 4 rulli e l'ho rivenduta. Anch'io, ma perché credi ci sia questo ritorno all'analogico? È una sorta di moda come il ritorno ai vinili, o c'è proprio una ricerca diversa? No, allora, ci sono degli autori che si esprimono meglio con l'analogico e io sono contento di vedere questi autori, quindi non è solo moda. È ovvio che oggi c'è una parte di tendenza di moda, per cui fa vintage, fa bello, ti dà un certo tipo di aura. E poi la fotografia analogica è ancora un oggetto, mentre la fotografia digitale va via velocissimamente, viene chiaro. Però no, vai avanti con le foto, vediamo cosa c'era. Io facevo, allora, in questo giornale in cui lavoravo facevo anche il foto editor, rendetevi conto, non capivo una mazza di fotografia. Questo per farvi capire, oggi c'è una scuola per il foto editor, ma una volta, sì, tu sei giornalista che si occupava anche di fotografia, allora ti faceva fare il foto editor. Allora, questa è una foto buffa, perché erano gli anni della guerra nella ex Jugoslavia, e da Sarajevo arrivava Piero Del Giudice, ex brigatista che scriveva per il Corriere della Sera, e mi portava dei pacchi di fotografie,
e io poi le pubblicavo. Lui mi diceva: sono stato appena stato dal Corriere, mi dà 10 milioni per queste fotografie qua, le ho fatte fare due copie perché voi siete in Svizzera, avete meno, quanto mi dai per queste foto? Lui era burbero così. Allora io chiamavo la segretaria e dicevo: quanto abbiamo in cassa? E mi diceva: 500 franchi. E dicevo: Piero, guarda, ho solo 500 franchi, vabbè, prendile e dammele. Io prendevo, pubblicavo ed ero un po' naif. Anni dopo inizio a studiare fotografia, inizio a conoscere dei fotografi, conosco Giuliano Lucas, io non mi ero nemmeno reso conto che per 2 anni ho pubblicato le foto di Giuliano Lucas. Certo, una capra allucinante, sì, avevo un po' di gusto, era una capra allucinante. Dopodiché però, quando torno in Italia, inizio a studiare la fotografia. Inizio a studiare la fotografia, incontro delle persone fantastiche, una di queste per me è stata Roberta Valtorta, che mi ha dato un framework, non solo mi ha insegnato la storia, il linguaggio, mi ha dato un framework per apprezzare, capire meglio l'arte contemporanea e la fotografia. E da lì poi inizia uno studio che va avanti, a me piace leggere, studiare, mi diverto, quindi ero una capra. Non abbiate paura di sbagliare quando siete all'inizio, perché è normale, se fai qualcosa sbagli, anzi meglio provare e fare che stare fermi. Faccio la foto perfetta, no, inizia a fotografare che poi vediamo. Esatto, anche perché se stai fermo non farai mai niente, non otterrai mai niente. Senti, come organizzi di solito un servizio fotogiornalistico in pratica, dico praticamente, quali sono gli aspetti dell'organizzazione? Allora, c'è una parte, allora oggi non ti danno più gli assignment, ok? Che cosa faccio? Io se ho un po' di amici giornalisti, un po' di amici photo editor, un po' di amici che hanno direttori di qualche giornale, io tengo una lista di circa 400 possibili servizi che potrei fare se da domani mi pagassero per farlo, e quando ho delle idee che mi sembrano abbastanza creative, chiamo, telefono e dico: senti, ma ti potrebbe interessare un lavoro di questo tipo così? E loro mi dicono, siamo amici, mi dicono: guarda, non me ne frega una mazza, e oppure sì, okay, vai avanti, produci, però ti dico già che il budget è tipo 600 euro per le foto, 600 euro se mi fai anche l'articolo, quindi poi te lo dovrai rivendere all'estero, e inizia tutto così. Dopodiché io sono uno che va per relazioni personali, ma per le relazioni personali, quindi scrivo, ovviamente cerco un contatto, inizio a scrivere alle persone, di solito le vado a trovare, e poi inizio a pensare come costruire una storia. Sì. Oggi il fotogiornalismo è cambiato moltissimo, quindi va per una parte concettuale, va per una parte di ritratti, soprattutto vanno moltissimo i ritratti ambientati. Sì. Quindi, lo vedete su National Geographic, lo vedete in tante situazioni, che però ti aiutano, quindi devi poi prendere gli appuntamenti all'ora giusta per fare le foto in una certa maniera, prendere tutti i permessi, quindi c'è tutta una parte che riguarda l'organizzazione pratica, e poi inizio a scavare nella storia. Questa è la cosa più importante, perché più ne sai, meglio fotografi di solito. Non è sempre vero, non è sempre vero, però più ne sai, meglio fotografi. Quindi a me piace informarmi, piace vedere se qualcuno ha fatto degli altri lavori, se ci sono dei libri. Io leggo molti libri, molta saggistica, e questo è importantissimo oggi. Perché è importante? Ma perché ti vengono delle altre idee, ci sono delle associazioni di idee. Mi viene in mente un libro di alcuni anni fa, che è Fame di Caparros, che va a vedere la nuova rotta del cibo, che cosa sta succedendo con il cibo. Un libro dell'inizio del 2000, lui è un grande giornalista argentino che però scrive per il País, e tante cose che poi sono venute fuori, quindi il land grabbing, water grabbing, se ne parlava già in quel libro che ha 12-13 anni. Poi sono venuti fuori i lavori fotografici. Quindi avere
io ho anche tanti amici giornalisti, ne cito uno con cui mi diverto sempre, che è Andrea Semplici. Avere degli amici con cui discutere, parlare, ti vengono delle idee, fai delle associazioni, leggere dei libri, a me piace molto la letteratura, leggere dei libri, fai altre associazioni. Quando leggi un libro che faccio leggere ai miei studenti, tanto per esempio leggi Primo Levi, cambia anche il tuo modo di fotografare, diventa molto sintetico, molto più asciutto, meno giudicante. A proposito di sintetico, apro una parentesina e poi ti faccio continuare. Tu ti ho sentito dire che con la fotografia bisogna saper togliere, no? Come si arriva a capire cosa si deve togliere e cosa è meglio invece lasciare nel fotogramma? Allora, questo non l'ho detto io, lo diceva Luigi Ghirri, quindi... Sì, lo so, però... No, giusto, diamo a Cesare quel che è di Cesare. No. E lui toglieva, non si può dire che non togliesse. Ma sì, lui diceva questa frase che mi è sempre rimasta nella testa, diceva la cosa più importante delle mie fotografie è quella che manca. Quindi saper togliere è importante, perché la fotografia che è descrittiva ed è solamente scientifica di quello che c'è, non ti emoziona, non avvia una catarsi. Invece il fotografo che toglie qualcosa fa sì che chi guarda proietti e vada a mettere quel tassellino secondo la sua testa. E quindi nel momento in cui tu inizi a immaginare, inizi a sentire, diventa bellissimo. Quindi non è solo una questione di essenzialità dell'estetica, ma di contenuto. È una modalità di far sentire anche partecipe chi guarda. La fotografia è un sistema opaco, no? C'è un fotografo, c'è una macchina fotografica, c'è una realtà. Io fotografo, ho delle idee, cerco di non essere pacchiano o di non essere troppo esplicito, però poi quello che produco viene dato a qualcun altro. Sì. La fotografia è anche specchio. Uno si specchia, riconosce delle cose, non riesce a mettere e proietta se stesso. Più tu sei bravo a togliere, più è facile che la persona proietti se stesso, ed è fatto, l'hai agganciato, l'hai preso. Certo. È valido in tutti i settori, è valido in tutti i settori. Sia che tu faccia fotografia di moda, che tu faccia fotografia di still life, pubblicitaria, faccia reportage, se per trasmettere qualcosa devi far sì che la persona che guarda si proietti, si lasci andare, si perda nelle fotografie che tu guardi. Pure per affittare una casa, certe volte. Anche per affittare una casa. Vabbè, stavo detta così a cavolo. Però comunque, io tornerei un attimino sul PDF, andiamo avanti, sì. Perché qui siamo già negli anni 90. Come inizio? Io inizio, allora, questa fotografia era una delle foto che era in mostra, la foto di Pablo Picasso, di Irving Penn, per me è stata, e Fernando Garzoni, che era la persona di cui raccontavo, però questa fotografia mi ha colpito moltissimo, perché è una foto in cui è divisa a metà, c'è quest'occhio, c'è questo personaggio immenso, ma c'è una parte in una luce e una parte nell'ombra. E questa foto di Irving Penn, che non è un autore che io amo fra i miei più amati, però mi ha sempre colpito, no? Questa dualità, il positivo, il negativo, vedo una parte, non vedo tutto. E quindi è stata una fotografia che mi ha accompagnato per tanti anni. Questa è poi un'altra foto di Eugene Richards che forse vediamo se riusciamo a arrivare. Però io nasco con questo amore per la fotografia così, però quando ritorno in Italia, infatti hai fatto vedere la foto dopo, in realtà per vivere per tanto tempo facevo queste foto qua, facevo le foto delle scatole di un'azienda farmaceutica per animali, perché loro hanno un ciclo di vita delle loro medicine che è brevissimo. Le foto alle scatole allora le dovevi fare con il banco ottico, non potevi farle se con banco ottico con un obiettivo decentrabile basculante, quindi avevo un set preparato e ogni settimana fotografavo i nuovi antibiotici per le anatre, i nuovi antibiotici. La mia assistente mi prendeva in giro, però è interessante, ero un mero esecutore, infatti cambia la tecnologia, di colpo diventa accessibile una roba di Photoshop che puoi tirare le linee dritte, quindi non c'è più bisogno di un obiettivo decentrabile e questo mercato scompare. Ma per 6-7 anni io avevo il mio 10-12,
immaginatevi, facevo un 100, no, 100 no, però 50 fotografie di still life, 10-12, banco ottico alla settimana. Cioè avevo uno stipendio da queste, e vivevo di questo. Volevo fare il fotografo di reportage, avevo in mente tutte queste cose. Però il denaro arrivava. Questo era quello che mi pagava. Certo. Ricordatevi, un mero esecutore. Quando sei esecutore sei intercambiabile. Cambia la tecnologia, arriva un competitor sul mercato che costa meno, arriva l'amante del direttore marketing. Arriva il robot che lo fa per te. E scompari. Esatto. Però c'è un periodo in cui questo mangi. Accadeva. Chiarissimo. Vado avanti ancora. Sì, dai, vediamo. Appunto, c'è stato un periodo importante in cui ho visto tantissimo lavoro nello studio di Giovanni Gastel. Ecco, io la quantità di lavoro, a parte la qualità di lavoro, ma la quantità di lavoro che ho visto passare in quello studio, io penso di non averla vista in tutta la mia vita. Ci credo, sì. E quello è stato tanto, vedere come coordinava, non era la mia vita, non ne avevo le sue capacità, né anche organizzative, di relazioni, perché devi relazionare, però mi ha insegnato come giocare con le luci, come giocare con gli oggetti, cioè tante cose, mi ha formato tanto, assieme alla scuola che ho fatto, io ho fatto una scuola di fotografia, che mi ha aiutato a capire che la fotografia non era solo clicco, faccio una bella foto, è tutta un'altra cosa. Un altro mondo, sì. Vediamo che... per fortuna ho una memoria brevissima, quindi non mi ricordo più che altre fotografie... Andiamo a tornare a... Esatto. Ah, ecco, questa è l'altra grande foto. Ecco, sempre queste facce tagliate, no? Questa è la grande foto di Eugene Richards con Cain True, con Cain Blue, che io vedo per la prima volta in mostra a Parigi il lavoro di Eugene Richards, oppure Susan Sontag, compagna di Annie Leibovitz, o Luigi Ghirri. Questi sono gli anni in cui inizio a studiare, inizio a capire che c'è tutto un mondo, c'è una modalità di rappresentazione, ci sono dei fotografi che sono fotografi concettuali importanti, che sono vicini all'arte, fotografi che raccontano le storie in maniera classica, in maniera fantastica, e poi che ci sono sociologi, filosofi che si occupano di fotografia. Quindi cambia il mio modo di intendere, di comprendere la fotografia, cambia. Inizio a capire che è una cosa complessa, è un oggetto veramente interessante che può riempirti la vita e puoi viverci anche. Puoi viverci e puoi anche non guadagnarci e farlo come hobby, no? Allora, io devo dirti che le cose più importanti... Adesso potrei farlo come hobby. Adesso okay. Sono formato, sono una persona che ha una certa età, però la pressione di dover... Della professione. Correre, di dover... di essere... Mi è servita. Credo. Di dover produrre, di avere un cliente che ti maltratta. Ma che cazzo fai? Mi serve entro domani. Sì, tutte queste, oppure che ti porta, io guarda, mi ricordo una delle mie tante avventure, fotografie di pentole, ma guarda. Che poi non sono manco facili da fotografare, tra l'altro. Ma penso che sia una delle cose più difficili. Una delle cose più difficili, fotografie di pentole è stata le pentole inox che riflettono tutto. Qualsiasi cosa. No. Però ecco, tutte quelle problematiche, tutto... che ti riempiono anche un pochettino la vita, che a volte ti angosciano, però fanno sì che il tempo che hai per fotografare le cose importanti per te diventa importantissimo. Importante, ok. Importantissimo, sì. Ho una curiosità. Sì. Perché io non scatto fotografie di matrimoni, però mi curiosisce quel mondo lì, no? Abbiamo un amico in comune, tra l'altro, che... Matrimoni. Che era alle superiori con me, facevamo ragioneria insieme. Sì. Ma per esempio David Bastianoni è uno che mi ha insegnato tanto, ha un 10 anni, 12 anni meno di me, mi ha insegnato tanto di quel mondo. Ci si insegna a vicenda, no? Fra colleghi. Sì,
Sì. No, mi dicevi della fotografia di matrimonio. No, cosa interessa, mi incuriosisce molto l'aspetto del contatto con le coppie che poi sono i clienti, no? No. Che cioè, le mie sono quasi tutte stranieri, sono quasi tutti stranieri. Ok, ma al di là del fatto che siano italiani o stranieri, no? Sì. Immagino che ogni coppia abbia delle aspettative differenti, dei gusti molto disparati, sì. No? Differenti. Sì. Ma cioè, quando tu li incontri la prima volta, cosa gli devi spiegare? Perché non essendo dell'ambiente, sai, un cliente che è dell'ambiente. Okay. Non parlo allora, quando sono gli stranieri, niente, io li incontro, di solito hanno visto già tanti miei lavori, poi ci sono, gli stranieri hanno anche un rispetto, anche gli italiani, anche alcuni italiani, però i miei clienti fondamentalmente sanno chi sono. Ok. Quindi mi hanno scelto, sono tranquilli, sono sereni, okay. La sposa è sempre un po' agitata, io ormai posso essere il papà della sposa, quindi, quindi ti vedono e non parlo molto, lascio che le cose accadano, c'è il momento in cui magari faccio le foto fra sposo e sposa, un momento che si sono appena sposati, un quarto d'ora in cui magari do qualche piccola dritta, ma io non sono uno che parla molto. Faccio delle foto, ogni tanto gliele faccio vedere così si tranquillizzano. Ma per esempio, scusami, perché a me questa cosa veramente mi incuriosisce, ma ha scritto una donna una settimana fa, mi ha detto, scusa Claudio, io non ti conosco, però mi sono sposata, mi aspettavo certe foto, poi alla fine alcune non sono saltate, non so quella che i genitori, non so qual è, e alla fine io non so cosa dirgli, vorrei che faccio, lo pago meno il fotografo, no? Io ho detto, guarda, ma senti, non avvocato, non sentire me. Però il punto qual è? È che un cliente, sì, coppia, si deve aspettare da un fotografo di matrimoni che gli faccia tutto il lavorino con tutte le fotine, o invece... Allora, no, funziona, vediamo un attimo, nel senso che ci sono delle coppie che sono molto chiare. Cioè mi dicono, okay, guarda, fai quello che fai, interpreta tu, però ricordati, okay, che ci devono essere queste. Okay. Hai una grande... Quando di solito ti mettono dei paletti... Hai libertà. Una grande libertà, perché se sai giocare dentro quei paletti, ti diverti. Io mi ricordo, per esempio, un ragazzo americano che mi dà una lista di 150 fotografie da fare prima di sposarsi, di tutti i gruppi, le robe, così. Io lì non gli ho detto niente, non sono stato a dire no, non te le faccio. Poi quando siamo arrivati lì ho iniziato a farle. Alla quinta lui mi ha preso la lista, l'avevo data anche al mio assistente che doveva fotografare una parte. Alla quinta foto ha capito che non funzionava, ha preso la lista dalla mano, l'ha stracciata e mi ha detto, mi raccomando, i nonni e i genitori, il resto. E basta, e poi libertà assoluta di interpretazione. Godersi, ma anche per essere un modo di godersi quella giornata. Certo. Allora, torniamo alle nostre immagini, siamo nel 1996. Adesso queste magari le scorriamo un pochettino velocemente. Questo è stato il mio primo lavoro di reportage che avevo fatto con la Caritas nel 1996 ed era sui senza fissa dimora a Milano. Si vede, no, che vengo da una fotografia abbastanza tradizionale, è un lavoro a pellicola, rendetevi conto che è un lavoro a pellicola, così alcuni sono ritratti, alcune invece sono fotografie rubate, era l'inizio, però quello che ho fatto è iniziato a parlare con queste persone, ho iniziato, ecco, per esempio questa è una fotografia rubata, togliere, no, quando parlavamo, sì, di togliere, sì. Questo è un esempio, no, del togliere. Potresti immaginarti anche di essere tu quella persona, sì, lì. Esatto, potresti immaginarti di essere tu, non puoi immaginare che sia vecchio, che sia giovane, però lasci delle tracce, è ovvio che se all'interno di un racconto così, oppure mettere assieme delle cose, no? Arma letale, la persona sotto, cioè tutto. E questo è un lavoro che avevo fatto mentre ero a scuola, con alcuni di questi sono dei ritratti, sono le prime prove di ritratto, inizio a parlare con queste persone e mi rendo conto che ci sono un sacco di storie da raccontare. Mi rendo conto anche di un'altra cosa, che le persone vogliono essere rappresentate.
quando tu fotografi, soprattutto quando fai la fotografia di reportage, rappresenti qualcosa ed è un'azione, fra virgolette, politica. Non è mai un'azione fine a se stessa. Anche se fai una fotografia di moda, tu rappresenti, o una fotografia di prodotto, ma rappresenti un determinato prodotto, una determinata epoca. Ti ricordi la Barbaro Zucca, non so se tu te lo ricordi. Rappresenti una parte di storia e mi sono reso conto che le persone hanno voglia di essere rappresentate, hanno voglia che le loro storie vengano raccontate. Questo l'ho capito facendo i primi lavori, no? Non ero ancora sicuro come fotografo, come mi avvicino, come faccio, come fotografo, ma lì con questi primi lavori si è affermata la mia identità di fotografo, cioè io sono un fotografo, mi avvicino, racconto, parlo a queste persone e ognuna di queste persone ha delle storie incredibili. Adesso se vai avanti ne vediamo uno, vai ancora un pochettino avanti, lui no, ecco per esempio lui si è messo in posa, lui si mette, posso farti una fotografia? Perché? No? La prima cosa, perché? Certo. Guarda, sto lavorando per la Caritas, sto facendo un progetto, va bene. Ok. E lì ero un ragazzino, perché sono passati parecchi anni, e non ero ancora sicuro di me stesso. Poi ci sono persone che vogliono raccontarti le loro storie, per esempio c'è uno di questi che adesso dovrebbe venire dopo questa, alcuni vogliono rappresentarsi, è l'unica occasione che hanno spesso. Certo. Quindi vogliono raccontarti la loro storia un po' più bella, la abbelliscono, hanno bisogno di parlare. E questa è una grande dote dei fotografi, ascoltare e fotografare. Ascoltare e fotografare. Per esempio, nel corso di questo lavoro ho incontrato uno delle persone che era nella torre di controllo dei radar durante l'incidente di Ustica. Ah, ok. E trovi persone che hanno problematiche, ovviamente, hanno problematiche di dipendenze, persone che sono in difficoltà e ti chiedono di essere aiutate. È molto faticoso fare il fotografo quando vai sulla strada con la gente. Molto faticoso fare il fotografo. Però la cosa che ho capito da subito è che io non volevo fotografare da lontano queste situazioni, io volevo avvicinarmi alle persone e instaurare un dialogo. Ecco, questa persona qui che vedete nell'angolo, non so poi che fine abbia fatto, ma la persona semi addormentata, con gli occhi semi aperti, nell'angolo destro dell'immagine, questa era la persona che era ai radar durante l'incidente di Ustica, poi ha tutte delle... Ovviamente sono persone che vivono fuori, quindi hanno delle problematiche non semplici dal punto di vista mentale. Chiaro. Quindi, è raccontato un po' di cose comunque. Questi diciamo che sono i primi lavori che faccio mentre sono a scuola. Mentre sono a scuola, questi sono i primi lavori che faccio. Questo era un ragazzo, un signore olandese che mi fa vedere, perché è la problematica di... quando sei senza fissa dimora, che non puoi più fare i documenti, sei un senza documenti, sei un paperless, erano altri anni, e quindi era prima della grande ondata di immigrazione, fa tenerezza queste foto, però sono un ricordo di un'epoca. Certo. Così. E questa era la foto di chiusura, la foto di chiusura di questo homeless, dietro tutti i piccioni, che dà da mangiare ai piccioni, che si preoccupa dell'altro da sé. E mi ha sempre... Senti, Vittore, la fotografia può aiutarci a vivere il presente? Un presente che ormai è sempre più frenetico e spesso ci sfugge un po' dalle dita. Ma molto, perché da determinato tipo di fotografia è un momento di riflessione, cioè tu ti fermi, rifletti e decidi di trattenere qualcosa. Quindi fai una scelta, ogni fotografia è una scelta, no? Scegli l'inquadratura, l'obiettivo, il tempo, il diaframma, però scegli di ricordare, di trattenere quel momento e non gli altri. Quindi è anche un momento in cui tu rifletti e quasi, non è per tutti i fotografi, ovviamente, magari c'è gente che scatta, però è un momento in cui tu rifletti e decidi di trattenere qualcosa. Più passa il tempo, meno fotografi poi. Mentre quando è arrivato il digitale fotografavi come un matto, poi adesso sempre meno, vai a diminuire il numero di foto, capisci che non puoi trattenere tutto. Il bello della fotografia è anche quello, scelgo che cosa trattenere e che cosa lasciare andare.
Certo. Senti, in questi anni abbiamo visto un po' il budget piano piano dei lavori ridursi, assottigliarsi sempre di più, no? Non nei matrimoni. Come, scusa? Non nei matrimoni. Non nei matrimoni. Però poi, parallelamente, c'è stata l'editoria in crisi e ora, a proposito dei matrimoni, abbiamo l'emergenza sanitaria. Sì. Quale pensi sia il futuro della fotografia e quello dei fotografi che è collegato al futuro della fotografia? Il futuro della fotografia, la fotografia sta benissimo, vedo dei lavori una Pasqua. Fantastici, vedo ogni tanto vedo delle cose, adesso mi è arrivato un numero, ci sono alcune riviste tipo European Photography, FOM, vedo dei lavori, dico ma che belli, belli, ma dei ragazzi che... belli e potenti, cioè non è solo una bellezza estetica, certo, belli si muovono dentro, sono delle bombe, quindi la fotografia va tranquilla. I fotografi ovviamente devono trovare delle direttrici, devono trovare delle nuove possibilità, perché se qui si fermano le cose bisogna trovare delle nuove modalità. Certo. Quindi bisogna trovare dei clienti che abbiano veramente bisogno di che la loro storia venga raccontata e venga rappresentata in una maniera magari un pochettino diversa. Oggi le persone sono spaventate, è difficile. Io ricevo tantissimi preventivi, cioè basta googolare, se tu cerchi fotografo su Google mi trovi. Quindi richieste di preventivo ne ricevo. Chiuderli diventa faticoso perché tutta gente che vuole spendere poco, tu devi cercare di spiegargli anche, devi cercare di spiegargli, guarda, se vuoi spendere poco, trovi, però probabilmente troverai poco. Invece se investi nell'immagine, nel racconto, nella narrazione della tua azienda, del tuo prodotto, ma non sei più solo un fotografo, sei qualcuno che concepisce un piccolo progetto di comunicazione intorno a un vestito, una scarpa, un orologio, e quindi per quello che leggere, guardare i film, andare a vedere le mostre, parlare con altri fotografi, guardare i lavori degli altri, ti dà idee, delle modalità, no? Oggi non è che ti salvi con il teleobiettivo, il macro, il flash, no, ti salvi con delle idee. Anche prima, figurati adesso. Sì. Ti salvi solo con le idee. Chiaro. Le idee. Scusami, non volevo interrompere. No, dimmi. No, dico, tornando al nostro PDF, qua vedo la mano dell'uomo di Salgado. Ah, sì, no, questo perché io vedo questi grandi lavori di Richards, vedo il lavoro di Salgado che me l'aveva fatto vedere. Non c'era internet, ragazzi, quindi ero andato a trovare Berengo Gardin. Berengo mi diceva: guarda, perché c'è Salgado, sta facendo questo lavoro, guarda, mi fa vedere quattro foto, bellissimo, ci ha condizionati. Poi adesso fa tenerezza questi lavori, no? Allora, visto quel lavoro, la mano dell'uomo, infatti ho messo di fianco una foto mia, avevo fatto un lavoro sulla Mattanza a Carloforte, in cui ho conosciuto, ecco, in quell'occasione lì ho conosciuto Giorgia Fiorio e Francesco Cito, con cui poi sono diventato amicissimo con Francesco. Però vieni, vedi queste cose e ne vieni influenzato, non c'è niente di male, no? E quindi anch'io, Salgado fa un lavoro sulla Mattanza, Ustica, mi diceva Berengo, ah no, la Mattanza, mi era venuta... Un mio amico che faceva immersioni mi parla della Mattanza a Carloforte e nel ecco, tante cose mi sono successe per caso. Nel giro di 2 giorni riesco a organizzare questo lavoro, a convincere i proprietari della Tonnara ad andare giù e a convincere i pescatori a farmi foto, i tonnarotti a farmi fotografare. Ovviamente loro mi dicono tu devi stare qua, no? E mi mettono su una barca lontano da tutto questo. Io appena si avvicina la barca dove salgono i tonnarotti, io e anche la Giorgia Fiorio, devo dire, salgo subito sulla loro barca, quindi loro, ecco, salgo subito sulla loro barca, si chiamano bastarde poi quelle barche, però vabbè, salgo subito sulla loro barca e mi metto insieme a loro, cioè non ci ho pensato un attimo, no? E loro lì nel momento ti lasciano fare, come al solito ti lasciano fare, nel momento ti lasciano fare
a volte devi devi uscire dalla tua comfort zone, non potrai fare il fotografo di reportage se non esci dalla tua, se non rischi un pochettino, senza rischiare la pelle, però se non rischi un pochettino, se non vai incontro alle persone, se loro mi vogliono far stare su una barca fuori, ma ti immagini, non puoi fare le fotografie. Io su questo sono un po' come tanti fotografi, quando mi dicono tu non potrai fotografare qui, io gli dico sempre di sì e poi faccio quello che voglio. Poi ecco, sul pubblicare e usare delle foto che magari ho fatto in certi momenti, quello no, quello richiede un altro tipo di scelta ulteriore, viene a posteriore. E qui ecco, arrivano, questo è già un lavoro più maturo, infatti vedrai se vai più avanti, iniziano quelle fotografie, queste sono foto più descrittive, no? Però più avanti iniziano delle fotografie in cui togli e inizi, ecco qua, inizi a tagliare, a togliere delle parti, fino alla foto che mi è sempre piaciuta di questo lavoro, che è questa, la prossima, non so se vedete che c'è un uomo con tre braccia, no? Io mi ricordo i quadri di Peter Bruegel il vecchio, no? Che faceva questi giochi in cui metteva delle persone con quattro gambe, così, e quando l'ho vista questa immagine, con il piede in un angolo, tutto che veniva perfetto, la coda del tonno che entra dall'angolo sinistro in basso, il piede sull'angolo destro, tutti questi tagli forti, me la ricordavo, cazzo, questa foto non vedevo l'ora di svilupparla, di andare in camera oscura, di stamparla. Cioè, l'ho stampata con l'avevi memorizzata. Ma adesso guardo, ogni tanto guardo l'archivio e trovo delle foto e dico, cazzo, ma non me la ricordavo, non ricordavo di averla fatta. Vabbè, però è così. Oppure le prime prove degli sfocati, i lavori degli sfocati, ecco qua, no? Le quinte, sì. Le grandi quinte, queste erano... Era un modo di giocare con questa, no? Questa qui, anche questa altra che me la ricordo, uno che indica, l'altro con la gambina alzata, tutte queste. Tutte foto che me le ricordavo mentre le ho fatte. Ragazzi, qui ero in acqua, avevo due macchine al collo, 36 scatti, questa che è il momento, per esempio su questa ho chiesto alla personcina, l'ho vista, ne ho fatta una. Ho detto mi manca qualcosa, allora ho detto guarda, mandresti per favore lì certo. Questa foto così, quindi era tutta grafica ma c'era questa personcina, questo che era un'altra. Ma l'altra cosa interessante di questo lavoro, che nasce come un lavoro sul lavoro manuale e poi diventa storia, perché nel frattempo 98 non c'era la moda dei ristoranti giapponesi, da allora parte nel 2000 e noi in 20 anni ci siamo magnati quasi tutto il tonno non allevato del Mediterraneo. Quindi è diventato storico in una maniera diversa. Cioè tu fai dei lavori perché hai degli interessi, ti piacciono determinate cose, e poi diventa storia da un'altra parte. Cavolo, sono le 19:24. No, ma vedi, parlando il tempo scorre velocissimo. Anche di questa ero molto contento del taglio in alto, della testa, poi il tonno è bellissimo. E come mai? Io non so se lo sai, ma ho una comunità di fotografi, nel senso di giovani principianti, di amatori, eccetera, no? Si chiama Ciao Fotografo. Sì. L'ho aperta circa un anno e mezzo fa, così, perché mi piace mettere insieme le persone, la condivisione, tutto questo aspetto qua. E spesso chi inizia, ma anche persone che fanno il fotografo da tanti anni, nel senso che si dilettano con la fotografia, spesso mi riportano delle critiche molto feroci al taglio della gamba, della testa, della cosa, non comprendendo assolutamente che esistono delle cose un pochino che vanno oltre il manualetto o quello che si può imparare in un manualetto. Questa è una lezione che non ho fatto io, però agganciare le persone o le cose al bordo del fotogramma e tagliare dei pezzi, se viene bene, diventa molto potente. Questa è una lezione di Rosalind Krauss. Rosalind Krauss è una grande critica francese d'arte, che quando parla degli impressionisti, lei ha fatto un libro proprio sulla fotografia, edito da Bruno Mondadori, e trovate, dice, sì, la pittura in plein air, la pennellata, ma state attenti perché gli impressionisti
la grande innovazione sono i tagli e come agganciano al bordo della tela le loro immagini. E aggiunge anche qualcosa: la fotografia ha fatto irruzione nella scena e la fotografia ha cambiato qualcosa. E quella è la modernità, dice Rosalind Krauss, non io, non mi permetterei mai, la grande modernità incompresa degli impressionisti è quella, la capacità di tagliare e di agganciare. E poi i poverini sono stati criticati aspramente, no? per anni. Certo, loro vengono esclusi dalla grande mostra a Parigi, e fanno la mostra nello studio di Nadar. Quindi... E quindi non c'è un giusto e uno sbagliato. Esatto. C'è una foto che arriva e una foto che non arriva. Punto. Vada bene anche l'orizzonte storto, visto e considerato che è stato usato già nel terzo uomo negli anni. Ma l'orizzonte storto, cioè nel senso, l'orizzonte storto è anche una scelta, no? Nel momento in cui tu inclini leggermente qualcosa, togli un equilibrio anche allo spettatore che guarda. Disequilibri l'immagine. Io non sono contro. A un certo punto, proprio quest'anno, stavo guardando il lavoro di un mio allievo che era molto sporco. Molto sporco vuol dire tanti impallamenti, ma impallamenti non del tutto giusti. Però ne vedi uno, ne vedi due, ne vedi tre, e ovviamente inizi a capire che è una scelta. Sì. Allora, quello che io mi chiedo, gliel'ho chiesto per essere sicuro, ho detto, non, ma l'hai scelto di far così? Perché raccontava una storia che era incasinata, raccontava un ambiente che era incasinato, e funzionava. Allora, raccontato in quella maniera, certo, funziona. Cioè c'era un'unità in quello che lui voleva raccontare, come voleva raccontarlo, benissimo. Però devi anche saper guardare. Se tu ti fermi a un tagliato il piede, no, a volte è quello. La bellezza, il tagliare è la bellezza della fotografia, secondo me. Assolutamente, assolutamente. Andiamo avanti che vediamo qualcosa di recente. Vediamo ancora. 98. No, però in quell'anno lì è importante, questo lavoro vince lo Young Froy Award, è un anno per me importante, che era il premio di grazia. Anche questa foto, ragazzi, ne ho fatte due o tre perché era un quindicesimo, io seguivo lui, no? Seguivo lui, quello con gli occhiali, volevo che lui fosse fermo, e l'altro micromosso. Vabbè, comunque con questo lavoro vince lo Young Froy Award, che era un premio importante di Grazia Neri, è intitolato a Young Froy, e vengo presentato al Masterclass del WordPress Photo. Quindi per me il 98-99 sono degli anni importantissimi, perché sono gli anni in cui vengo presentato ad Arl tra i nuovi talenti emergenti della fotografia di ricerca, e in cui ho pensato, che figata, farò il fotografo di reportage, farò il fotografo di ricerca, la mia vita è andata in questa maniera. Arriva poi Photoshop 3.0 che puoi tirare, o 2.0 che potevi tirare, quindi fine della rottura delle scatole, e quindi io ho pensato in quel momento lì, ho detto, che figata, farò il fotografo solo di reportage, e non è andata per niente così. Non è andata per niente così. Vedo che è molto difficile tirare su una famiglia e fare il fotografo, avere degli introiti di un certo tipo, e quindi per tutto un periodo di tempo sopravvivo, e poi nel 2002 vedo che si apre uno spiraglio, le agenzie non sono più così importanti nella fotografia di reportage, se c'è un accesso diretto ai photo editor, sono cresciuto anch'io, e poi Usteria. Sono cresciuto anche, scusa, bello della diretta. È successo, roba grave, no? No, è il mio amico che deve arrivare che mi scrive. Ok. Quindi no, però inizio a cercare di capire come sbarcare il lunario. Capisco che nel wedding di stranieri che arrivano in Italia c'è
c'è una possibilità. Non lo capisco da solo, me lo fa capire un fotografo americano con cui io mi lamentavo, dicevo ma mi fanno lavorare poco, non ho continuità, i fotografi, la parte commerciale mi pagano lentamente. Lui mi dice ma io ho dei clienti che vengono a sposarsi in Italia, non li posso seguire, ti interessa fare questo matrimonio in Toscana? Poi appunto in Toscana, era appunto in Toscana. Ti interessa fare questa cosa? Io lì per lì, il fotografo di matrimonio è il fotografo più sfigato del mondo, siamo nel 2002, quindi stiamo parlando di 18 anni fa, e quindi gli dico, ma direi di no. Dice, ma peccato, perché pagano un sacco. Dico, ma quanto pagano, scusa, per questo matrimonio? $5,000, e te li pagano in contanti. Ma faccio, andiamo a vedere qua. E poi no, ho scoperto che è molto, molto più divertente, molto più interessante. Sì, è ovvio, se lo fai a un certo livello sei, e hai uno zicco di tuo da dare in più, ma oggi non lavori più, se non hai qualcosa da dare, il mondo della fotografia di matrimonio ti fanno fettine. Come in tutti i settori. Come in tutti i settori. E i giovani arrivano e sono agguerriti e sono bravi, e sono proprio contento io di questi giovani che arrivano e sono bravi. Io anch'io, vero. Però mi fanno a fettine. Però siamo fottuti. Vabbè, ci dobbiamo sbattere il doppio. Quindi arriva questo mondo qua che vediamo. Arriva questo mondo qui. Ecco, allora, ragazzi, questa è la cosa più interessante. Queste sono bomboniere. Io ho lavorato per uno dei grandi produttori di bomboniere, faceva 4 cataloghi all'anno. Eravamo io e la mia socia, avevamo lo studio da lui, perché lui cosa faceva? Produceva tutto in Cina e arrivava il campionario, quindi noi dovevamo fare il catalogo con i colori esattamente uguali, e non avete idea, però ci pagava, impaginavamo, ci pagava €100 a scheda, questa era una scheda, no? Sì, però alla fine dell'anno erano 700 le schede. Certo. Quindi fate voi un po' i conti, ci vivevamo. Certo. Però stavamo chiusi in questo studio, dentro questa azienda, e facevamo delle foto, eravamo meri esecutori. Infatti cambia il mercato, cambiano i player all'interno del mercato, di questo mercato, perché non è più un player italiano a un certo punto che può fare questa cosa, iniziano a essere i player internazionali, e quindi è un lavoro che poi è andato a scomparire. Però per 6-7 anni mi ha fatto vivere, certo. Questi, poi anche altre, no? Sai come ho iniziato io a fare la post-produzione? Dimmi. Lo studio di un fotografo era il 96 all'epoca. Sì. Mi arrivavano gli scatti di scena dei filmini hard, io dovevo fare le VHS, le sì. Cover delle VHS hard. Ah, quindi ho imparato a scontornare culi e tutto il resto, insomma, e così ho iniziato a sono approcciato alla post-produzione, diciamo. Ma in Toscana questo? In Toscana, sì. Tra l'altro è un fotografo molto in gamba, non era un improvvisato, era un fotografo storico molto in gamba. E andiamo avanti, qui abbiamo un altro catalogo. Sì, no, perché questo mi faceva fare quattro cataloghi, aveva quattro linee, quattro cataloghi, magari due o tre volte all'anno, quindi ragazzi, questo era fantastico. Poi tutta la parte gioielli. Ah, gioielli, ma il gioiello di basso livello, non facevo i gioielli che facevano... Bigiotteria. No. Questa piccola roba che vedi costa sui 25 milioni di dollari. Sì. Però sempre io e la mia socia, la casellina del libro, fantastica, ci siamo divertiti un casino. Facevamo tutte le foto sgrause per Vogue Gioiello. Cosa vuol dire foto sgrause? Quelle che andavano a scontorno. Quindi loro ci prendevano uno studio a Basel, che dove c'era questa fiera, e arrivavano tutti i grandi gioiellieri, e noi facevamo queste foto che andavano scontornate. Ma ne facevamo a pacchi, ragazzi, pacchi. Immagino. Pacchi di fotografie. Pacchi di fotografie, poi ecco, questa è stata una parte più interessante, avendo amici architetti, avendo delle amiche che hanno degli studi
che lavorano per i mobilieri, allora inizia a fare una parte molto più interessante che a me piace, di architettura di interno, di architettura di esterni. Devo aprire al mio amico, scusate. Vai tranquillo, io intanto faccio vedere un attimo la parte dell'architettura. Sì, sì, no, l'architettura per i cantieri, i lavori. Ecco, olè. Allora, lavori per i cantieri, lavori per un sacco di cose, lavori per gli architetti e fai delle fotografie in cui io, queste sono fotografie in cui mi diverto molto, mi piace molto guardare l'architettura. Vengo da una scuola di fotografia che è la scuola di fotografia di paesaggio italiana, quindi una certa modalità. Ho avuto la fortuna, ecco, e poi invece questa è la parte del corporate. Il corporate è altrettanto divertente perché anche qui ero un esecutore. Cosa facevano? Le agenzie di pubblicità prendevano le foto stock belle di dietro, certo. E facevano la presentazione dell'impaginato alle aziende, al cliente e dicevano verrà così. Ecco, verrà così, e poi ti mandavano sul campo dove non avevi. Aspettate che devo aprire al mio amico. Vai. Compare, non avevi. Ti chiedono intanto che informazione ritieni utile conoscere prima di un matrimonio. Aspetta un secondo. Innanzitutto, chi sono gli sposi? Scusa. Il matrimonio, magari poi finisci il matrimonio sbagliato. E cos'è che dice? Chiedevano che informazioni ritieni utile conoscere prima di un matrimonio. Ah, la cosa più importante è sapere quando e a che ora. Esatto. E se poi non ti fai trovare, sono problemi. No, allora è importante parlare un attimo con gli sposi. Adesso scusate, devo aprire una porta. È importante parlare un attimo con gli sposi in modo che gli sposi siano sicuri e si fidino di voi. Lì dietro, la vedete, là dietro c'è una foto pazzesca di un matrimonio che ho fatto in Albania. Aspetta che... Vieni Alfonso. Se vuoi intanto facciamo vedere un po' di foto di matrimonio, visto che ce l'ho qua. Eccomi, scusate. Ecco, sì, queste qui sono... Oddio, queste sono foto di matrimonio, questa è Villa del Balbianello... Queste qui invece matrimonio di italiani, bellissimo, divertente. Questa persona è un invitato, oddio, un politico, forse non potevo metterla, però questo è divertentissimo, sono degli inglesi fuori di testa. Intanto è arrivato il mio amico Alfonso, che è un fotografo. Sì, salutiamo Alfonso, un saluto ad Alfonso. Ciao Alfonso, se vuoi entrare entra pure, sei libero di inserirti tranquillamente. Sì, si sta facendo vedere le cose nei miei disegni. Okay. Ciao Alfonso, che è un fotografo di paesaggio, architettura. Benvenuto. Siediti pure con noi se ti fa piacere, abbiamo quasi concluso. Se torni indietro, questa qui è una foto, torna indietro un attimo. Questa è una foto fatta a un matrimonio di Davide Bastianoni, per esempio. Ah, ma dai. Sì, quindi mi è capitato di lavorare con lui e per lui, e questa è una foto fatta a un suo matrimonio. Particolare, io cerco di fare più foto prese al momento, ovviamente, il lavoro, mentre quella precedente era una foto del matrimonio in Albania, non so se l'hai vista. Questa qua. No, è questa qui, questa è il matrimonio della figlia di un warlord in Albania, divertente. Sì, vedo se la stanno spassando. No, però per capire che c'è tutto un mondo dietro il matrimonio, perché ci sono delle fotografie che possono essere standardizzate e che magari ti richiedono, però se tu hai voglia di raccontare, di cogliere dei momenti, hai un sacco di cose in cui puoi lavorare, divertirti, lavorare con le persone. Certo. Si tratta di imparare a guardare, di imparare a vedere, di giocare, no? Qui la sposa si è tolta le scarpe. C'è poi tutta la parte di... Allora, io per tanti anni mi sono mantenuto anche accompagnando viaggi fotografici. Cosa facevo? Esatto. Per produrre dei servizi e già avere dei soldi in tasca, accompagnavo dei viaggi fotografici e finito il viaggio fotografico lavoravo per le ONG, NGO. Fai vedere qualche foto, poi lasciamo. Andiamo. Sì, stavo... Stavo appunto in Mali, dentro una madrassa in Mali, l'imam gentilissimo, ecco, tutto il mondo musulmano africano mi ha sempre aiutato, per me è,
è faticoso pensare che non si può più viaggiare in certi paesi, perché veramente mi hanno dato tanto, mi hanno lasciato entrare nelle loro vite, mi hanno aiutato quando c'era da aiutare. Fondamentalmente però anche lì io viaggio con una macchina, un obiettivo, non mi porto dietro 2000 cose. Certo. Di solito ho il 28 o il 24 mm e basta così. Però ho sempre questa cosa di stare vicino alle persone, di stare con le persone. Sì. E perché sempre questo bisogno, questa esigenza? Ma perché so di non sapere, so che ognuno si porta dietro un fardello, che a volte ha voglia di condividerlo con te o ha voglia di farti vedere delle cose belle della sua vita, quindi delle modalità, insomma, a me piace poter toccare, essere a una distanza in cui posso toccare le persone che sto fotografando, e questo vuol dire che se loro non vogliono essere fotografate, basta che allunghino una mano e mi spostino, quindi certo, certo. Non è una cosa, però mi è successo molto raramente nella mia vita, e quindi così, ecco, vabbè, si tratta di divertirsi. All'interno di questi viaggi poi ovviamente cosa facevo? Io contattavo delle NGO che erano giù in questi paesi e gli dicevo: ma volete documentare questo progetto? Oppure c'è bisogno di fare una valutazione del progetto? Perfetto. Allora, questa è un'altra foto birichina, no? Che, sì. Ecco, questa è un'altra cosa che non ho mai capito. Perché non mi fermano? Cioè io vado nei posti dove non si può entrare con la macchina fotografica, sì. e invece di fermarmi, nessuno mi ferma. Qui siamo al Tincat in Etiopia. Forse quello discorso di cui parlavi prima, no? Della volontà di essere raccontati, del bisogno di... Ah, per esempio, torniamo su quella foto che adesso la distruggiamo. Sì. Allora, questa foto, vedete che tutte le persone non si vedono in faccia? Sì. Io ho chiesto all'ultima persona lì di avvicinarsi la candela al viso, perché se no non si vedeva. Allora sì. Mi piaceva l'idea che non si vedesse nessuno, ma si vedesse solo lei. Quindi questa foto, che sembra una fotografia di reportage, non è una fotografia di reportage, è una fotografia allestita, costruita, capite? Parzialmente però costruita. È fatta è fatta in parte dal fotografo e in parte dalle persone. Sì, però era, la situazione c'era, tu l'hai... Hai piegato un po' la realtà. Non voglio raccontarvi queste cose, non ve le raccontano, vi dico: in quel momento lei si è avvicinata. Ecco, no, io sono messo lì, sono stato un po'. In realtà, questo è anche fa parte del lavoro del fotografo, no? Avere questa intuizione, avere. Conoscere la luce, capire. Adesso arriva anche la gatta. Vai avanti, così vediamo qualche foto, poi se c'è qualche domanda. Sì, ecco, siamo quasi in chiusura. Tutti armati, sì, ecco, io per fortuna non ho, questa qui è una storia fantastica. Questa qui, siamo in Bhutan, io ci ho pensato per 2 anni a questa foto. Ho fatto il primo viaggio in Bhutan e ho visto questa festa in cui passano attraverso il fuoco e lasciano fotografare gli stranieri, ma li tengono molto lontani. Io, il giorno prima, passo dall'abate di questo monastero e gli porto delle foto che avevo fatto 2 anni prima. I bhutanesi sono dei contadini, sono molto alla buona, ma scarpe grosse, cervello fino. Certo. Gli ho portato queste foto, lui mi guarda e mi dice: tu vuoi qualcosa? Dimmi che cosa vuoi. Io ho detto: guarda, se fosse possibile, vorrei passare per primo in mezzo all'arco di fuoco, ok? Quindi tu immaginati, tutti i fotografi, c'erano questi fotografi inglesi, americani, col 300 mm, col 600 mm, coi cavalletti, messi tutti in posizione così, parte questo arco di fuoco infernale e il primo che passa in mezzo a questo arco di fuoco sono io. Cioè. Perché l'avevo pensato per 2 anni, poi io lì mi giro e poi sono tutti miei e sono davanti. Questo è un buon esempio anche per dire che la fotografia si può pensare e costruire prima e comunque avere una foto che non modifica la realtà.
Infatti, se guardate, la persona lì ride. Cioè, io sono passato in mezzo. È un casino passare lì in mezzo, perché ti botta. E poi non riesci a rimanere lì a lungo. Riesci a rimanere circa 7-8 secondi, perché però il tempo di fare una buona foto c'è. Ecco. Andiamo pure avanti. Questa qui è stata la mia prima copertina e unica copertina per il National Geographic, quindi sono stato molto... molto contento. Anche questo, National Geographic Polonia fa un lavoro su Catputli che hanno visto, e dopo mandano giù un loro fotografo, però gli manca la foto per la copertina, e quindi me la chiedono, mi chiedono se possono comprare non il servizio ma solo la foto. Vabbè, comunque copertina National Geographic, molto contento, sono quelle piccole soddisfazioni personali. Fai. E questo invece è il WordPress Photo che ho vinto, il lavoro su Loncho. Loncho è stato questo grandissimo campione di Le Wei, che è l'arte marziale di Burma. Gli ho cambiato la vita, perché ho vinto il WordPress Photo. Dopodiché la Lonely Planet ha fatto un articolo e l'ha messo dentro. Quando sono tornato 2 anni dopo, a parte che c'erano tutte le mie foto stampate gigantesche. Ha ingrassato 50 kg, no? Scherzo. No, però faceva un sacco di corsi per stranieri, e poi aveva messo su uno strallo per i fotografi, e che arrivavano, perché c'è da dire che molti fotografi non hanno delle grandi idee, cioè due ha vinto. Vanno a rifare quello che hanno rifare. Però anche qui c'è il trucco, io li ho convinti a un certo punto io volevo stare sul ring per fotografare. Certo. E non ti fanno salire. Infatti, quando sono tornato 2 anni dopo, a un certo punto io salgo sul ring e mandano via tutti gli altri fotografi. Quando iniziano a allenarsi i professionisti, mandano via tutti gli altri fotografi. E questo fotografo, mi dispiace che poverini, però sono americani, che aveva il 70-200 della Canon, tutti i fotografi. Io avevo allora un Olympus piccolina con un 24 mm, era uno sgorbio. Allora lui si avvicina a questo launch show e gli dice: senti, ma perché lui con questa macchinina piccola entra? Guarda, io sono un professionista. Allora questo, che parlava due parole in inglese, ammenato, no? No, gentilissimo, l'ha preso, col dito gli ha fatto vedere tutte le foto, gli ha detto sono sue, e poi gli ha detto: vai là, prendi i guantoni più belli, ti aspetto qui sul ring. No, questa è una bella lezione. Questa è una lezione fantastica. Bella lezione. E me la ricorderò sempre, perché me la ricorderò sempre. Questo ha preso, se n'è andato, pive nel sacco, lui rideva. Loncho è questo qui che è uno... Poi sono stato a casa sua, un amante del karaoke, ci sono tutte le foto fatte negli anni. Certo. Il karaoke va a spopola. Questi sono i lavori invece per l'NGO, dove... In realtà questo siamo in Etiopia, è un orfanotrofio per bambini sieropositivi. Io ho lavorato tanto sull'AIDS, qui siamo in Etiopia. Questo qui invece è un progetto sulle bambine che lavorano, qui siamo invece in Guinea Conakry. Vedete, tagliare, ecco, torna un attimo. Sì. Questa foto qua, vi ricordate la foto di Eugene Richards che abbiamo fatto vedere? Cioè, sì. La devi cercare, la devi pensare prima, ti devi allenare e la devi... Per comporre così c'è veramente poco tempo. Ti dà una grande soddisfazione, però. Okay. Questo qui è un... siamo sempre in Etiopia, Dubbo, un ospedale, perché lì poi c'è tutta la questione... Qui siamo sempre in Etiopia, sono passato un po'... Insomma, sì, certo, hai messo un po' di anni in Etiopia, però lo vedete, no? C'era quella foto fatta turistica delle donne, così, e poi c'è tutto il lavoro per l'NGO, quindi che anche questo sta scomparendo. Questo è un lavoro in Repubblica Centroafricana, sempre sull'AIDS, per i Betarramiti, che sono appunto i reparti speciali della Chiesa Cattolica, e... qui siamo in Etiopia, sempre un reparto per gli ustionati, mi sembra. Sì. Questo è il bambino tenero, no? Che poverino si è ustionato tutto, e anche qui la scelta, no? Lo taglia a metà, è un bambino che non può vivere la vita completa, no? Non so se capite la scelta di tagliare una faccia. Certo. Non è solamente una scelta estetizzante, è una scelta anche di contenuto. Certo. E quindi, insomma,
questo andiamo velocemente, una casa famiglia per malati di AIDS, dai, che molto cupo. Poi in realtà il lavoro che è stato pubblicato, perché è durato tanti anni, ho seguito questa casa famiglia, gli ospiti si sono scambiati negli anni, perché purtroppo alcuni sono scomparsi, anche perché sono persone che hanno delle dipendenze, sono persone che hanno dei grossi debiti con la giustizia, quindi sono lavori che ti richiedono di stare con... Io quando passo vicino a Roma, quando passo da Roma, mi fermo sempre da loro a dormire, a chiacchierare, a sentire come stanno, incontro dei nuovi ospiti, quella persona che vedete lì nell'angolo, che non c'è più, che si vede illuminata, non c'è più, per esempio diabetica, gli avevano appena tagliato le gambe. Ah, okay. E quindi insomma son lavori a cui sono molto legato. Ci credo. Classici, questi sono lavori anche molto classici. Questo è un lavoro sempre sull'AIDS in Africa, l'AIDS nei bambini in Africa, molto classici, e a volte molto classici perché anche si aspettano dei lavori classici, e a volte puoi fare dei lavori. Questo è l'AIDS Repubblica Centroafricana, una parte, un pezzo del lavoro sull'AIDS Repubblica Centroafricana. Però se torna indietro su quella, adesso non so se si vede. Ecco, metà della faccia illuminata, metà no. Vi ricordate la prima foto, quella di Irving Penn? Le cerchi, no? Ti rimangono impresse. Rimangono impresse queste immagini, poi dopo inconsciamente le tiri fuori. Consciamente, inconsciamente le cerchi, proprio le cerchi. Così. Va bene, dai, andiamo velocemente così. Sì, scorro velocemente, perché insomma poi chi vorrà approfondire e vedere ancora... Se mi cercate, se mi trovate, io ho anche una piccola newsletter più per fotografi che per fotoamatori. Ok, ok. Come si può iscriversi dal sito? Per cercare Vittore Buzzi newsletter, o basta newsletter fotografia, penso di essere fra i primi tre, quindi si trova qua. Ok, ok, quindi andate a cercare la newsletter così. Sì, così. Dai, che così lasciamo andare a mangiare le persone. Sì. C'è qualche domanda? No. Allora, guarda, vediamo se arriva qualche domanda. Sì. Comunque, io credo che sia stata una fotochiacchierata per molti giovani che avranno anche l'opportunità di vederla a replica. So che il tuo amico se la starà ridendo di là, perché fra amici ci si prende. Lui è un autore serio di fotografia, non come me. No, perché è bello fra amici prendersi per i fondelli, però invito il tuo amico che si chiama, scusami... Alfonso Chianese. Alfonso, a rivederla in replica sul nostro canale. No. Così si fa una bella scorpacciata. Sì, nel giro per fino alla fine del mondo. Esatto, insomma, Vittore, io ti saluto, ti ringrazio per la tua gentilezza, la disponibilità. Grazie a voi, vi saluto e niente, poi spero di vederti, di incontrarti di persona, magari a Milano, andiamo a mangiare. Sì, ci facciamo un bel caffettino corretto con la Sambuca insieme, se ti va. Niente, io il caffè si liscio, al massimo. Allora ce lo pigliamo liscio, ci sto. Vittore, vi saluto e grazie ancora di tutto. E chiedo alla regia di darmi ancora due minutini, che do da dire due cose, e poi vado a cena. Ciao Vittore, grazie. Ciao. No, volevo dire che volevo ringraziare innanzitutto gli organizzatori di Independent Style, che sono Barello Fashion Show, Cosenza Fashion Week. Ora mi suona pure il telefono, attacco subito. E Medit Summer Fashion. Noi ci vediamo a Barolo questo fine settimana per l'evento fisico in carne e ossa dal vivo. Sabato partiremo dopo una visita al Museo del Vino per poi fare un bel trekking fotografico lungo i vigneti del Borgo di Barolo. Potete registrarvi gratuitamente e leggere i dettagli dell'evento sul sito Eventbrite. Il link lo trovate o nella pagina Facebook Barolo Fashion Show, oppure l'ho messo anche nella bio del mio profilo Instagram. Invece la prossima live sarà martedì prossimo, che è il 1° settembre, alle ore 18. Avremo il piacere di ospitare il fotografo di moda, ritratto e pubblicità, che è Gianni Rizzotti. Quindi vi aspetto a Barolo questo sabato nel fine settimana, e portate la fotocamera. Yeah.